condizioni meteo ottimali, cielo sereno, temperatura ideale per una partita di calcio. Ciao a tutti da parte di Piero Gibardo, commenterò il match ovviamente con Lelia Dani. Per i parati calcistici davvero più raffinati e venuti oggi, propone un match straordinario di Serie A. Si affrontano Empoli e Monza. Speriamo venga fuori una partita di quelle che piacciono a noi, eh? Gol, occasioni da rete, i 0-0 noiosi, tranquilli, li lasciamo agli altri. L'11 di partenza dell'Empoli per questa sfida. Partono con il 4-3-3, con i due esterni ovviamente un po' defilati. Si affidano la loro velocità o per cercare il fondo e andare al cross, o per tagliare al centro e sfruttare poi gli spazi creati dalla punta centrale per concludere direttamente in porta. Queste le scelte del tecnico degli ospiti per il match di oggi. 3-5-2 il loro modulo iniziale, con il tecnico che ha aumentato la densità in mezzo al campo e non ha rinunciato alle due punte. Scelta che ci può stare, Pier, dettata anche dagli uomini che ha a disposizione. Poi chiaramente l'assetto può subire anche delle modifiche in corsa a secondo degli eventi del match. L'arbitro dà inizio al primo tempo. Anderson, pallone interessante, grande scelta di tempo, ha fermato l'azione potenziale. Ottimo intervento in copertura. Palla in out, ci sarà rimessa con le mani. Grande intervento difensivo. I biglietti per i prossimi match sono disponibili nella biglietteria dello stadio nei punti vendita ufficiali. Azione che prosegue, si affacciano nella tre quarti avversaria. Esagera qui e regala la rimessa. Daniel Maldini. Ferma tutto e riconquista il pallone. Buona rete di passaggi dei giocatori dell'Empoli. 1-0, eccolo il primo gol della gara. Conclusione da distanza ravvicinata sulla quale il portiere ovviamente non può fare nulla. Era più facile metterla che sbagliarla, da lì. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Avanzano a caccia del momento giusto.
giocata di classe. Brutto fallo, vediamo se arriva un provvedimento per il giocatore dell'Empoli. La mette nel centro, bravo qui nell'interrompere tutto. Vediamo come sfruttano il contropiede. C'è il giro palla prolungato. Ci sarà la touche, la rimessa con le mani. Può metterla da lì e c'è il gol, allungano portandosi a più due. Un gol è sempre un gol, certo che qui non poteva proprio sbagliare, eh. Ha avuto tutto il tempo per prendere la mira e depositare la palla in rete. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Daniel Maldini. Cercano di liberare il giocatore. Prova a venire avanti. Pallone che esce, ci sarà la touche. Arriva il cambio. Cerca il sostegno dei compagni. Evidente qui la posizione di offside era oltre l'ultimo difensore. Non ha fatto il movimento per rientrare in gioco. Un attaccante deve sapersi sì muovere in area, non può però limitarsi a fare la bella statuina e non connettersi con il resto della squadra in attesa di ricevere palla. La ferma. Rischia qui il giocatore dell'Empoli. Si giocherà ancora per 2 minuti. Finisce qui la prima metà di gara con le squadre che abbandonano il terreno. Grazie ai dati abbiamo la conferma di quanto stiamo vedendo in campo. Fa fatica a essere pericoloso, non sembra entrato del tutto in partita. Non la sua migliore partita. Da un giocatore come lui è lecito aspettarsi qualcosa di più. Non si è mai davvero reso pericoloso fino ad ora ed il risultato maturato nella prova. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Porta palla, aspetta il momento giusto. Senza problemi qui per la difesa. Perfetto, troppo vigoroso, sarà calcio di punizione. L'allenatore sta per mandare in campo forze fresche. Ci mette il fisico per difendere palla. Palla che filtra, attenzione. Fermano la manovra avversaria.
entrata pulita e pallone recuperato nei 16 metri. C'è campo per andare, attenzione. Salta l'uomo, cerca l'imbucata, non può sbagliare da lì. Efficace l'intervento del portiere. Sostituzione in vista. Palla toccata corta. Di nuovo angolo. La mette in area. Calcio d'angolo senza conseguenze. Continua il possesso palla. Si va avanti per la norma del vantaggio. Occhio alla palla gol. Può andare da lì. Deviazione determinante, era al posto giusto al momento giusto. La allontana. Viene pressato. Passaggio intercettato. Occasione interessante, ottimo tuffo del portiere. Ci sarà dunque un cambio. C'è il tocco corto. Altro calcio d'angolo a disposizione. L'appoggia corta. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Addomestica il pallone anche se c'è pressing. Ha fermato tutto sul più bello. Lancio profondo di Ederson. Riceve palla, posizione interessante. Salva tutto con questo intervento. Arriva il triplice fischio, si impone la squadra di casa. Vittorie di misura, hanno ottenuto il massimo, direi col minimo sforzo. Una partita di grande sostanza, la sua di oggi, può uscire dal campo certamente soddisfatto. Con che sorriso sta uscendo dal campo, Pier? E ha ragione, eh? Oggi può tornare a casa con in tasca un gol e la vittoria.